E torniamo su Fonditalia che incontra i territori e dunque sull'evento dello scorso sabato all'ARS, dove era presente anche la nostra TV, un'occasione quella tenutasi a Palermo per animare e rinvigorire il dialogo sul territorio, soprattutto con le imprese beneficiarie che credono nella formazione dei propri dipendenti come volano per la crescita della propria organizzazione. Imprese che per questo fine hanno dato fiducia per l'appunto al fondo e alle parti intermedie che collaborano con esso, ossia parti sociali, territori, reti, enti di formazione, consulenti del lavoro. Oggi dunque un nuovo focus. Da quest'anno abbiamo ritenuto necessario, anzi doveroso, raccontare quel che abbiamo fatto in questo biennio agli attori del territorio. La Sicilia ha sviluppato un'importante attività formativa, quindi non solo le imprese hanno aderito ai fondi interprofessionali devolvendo il 3 per 1000, ma soprattutto hanno utilizzato in modo virtuoso le risorse finanziarie messe a disposizione per formare i propri dipendenti. E quindi siamo venuti qui non solo per raccontare come sono state utilizzate queste risorse, ma anche per raccogliere suggerimenti, ma anche critiche, per migliorare il servizio che noi possiamo offrire alle imprese del territorio. Auspichiamo una maggiore cooperazione, ovviamente, tra i fondi interprofessionali che hanno una dimensione nazionale, ma sono radicati sul territorio, e le politiche regionali, per rendere più efficienti e meglio coordinate le politiche della formazione che rappresentano un'importante sfida per questo Paese. Quasi tutte volevano parrucchiere, estetisti e connessi. È cambiato il mondo e parecchia maggioranza della formazione non l'ha capito. Sì, questo è vero, dobbiamo cambiare il paradigma, le imprese e i lavoratori hanno bisogno di altre competenze per dare stabilità dell'occupazione, mantenimento dell'occupazione e dare innanzitutto anche occupazione ai nostri giovani. Il governo, diciamo, ha annunciato che uscirà probabilmente alla fine dell'anno la terza edizione di Fondo Nuove Competenze, che vede anche coinvolte le regioni. Non conosciamo ancora la dotazione finanziaria, suppongo che sia importante, e un'ulteriore, diciamo, iniezione finanziaria in favore del tessuto produttivo. È in pubblicazione un decreto che prevede l'obbligo della messa in trasparenza della certificazione delle competenze per rendere, come dire, una maggiore qualità della formazione che viene erogata, perché è importante che noi riusciamo a misurare la qualità della formazione e quindi le risorse che vengono oggi utilizzate, importanti secondo me non sufficienti, dobbiamo misurarne l'efficacia ai fini di rendere le imprese più competitive e i lavoratori, diciamo, con un bagaglio conoscitivo più accresciuto per consentirgli non solo di mantenere il posto di lavoro, ma per garantirgli eventualmente anche la rioccupabilità.